non ha un talento sopraffino, ma ha qualcosa che mi piace nella sua semplicità. Quindi entri. Grazie. Quella che avete appena sentito ero io solo qualche anno fa in televisione ad Amici, mentre stavo aprendo un nuovo capitolo della mia esistenza. Ma la mia passione è sempre stata il calcio. Ho inseguito palloni e avversari per più di 20 anni, tra gol e abbracci, successi e delusioni. In tutti questi anni il calcio femminile è cresciuto e adesso, con l'ingresso nel professionismo, sembra essere entrato in una nuova stagione. È un decisivo cambio di passo, non solo culturale. Il divario rispetto al calcio maschile si sta riducendo, mentre aumenta l'interesse dei media. Ma è davvero così? Provo a raccontarvelo. Sono Marta Mason e questo è Perché sei femmina? Sogni, calci e colpi di testa. Una storia di calcio femminile. Quarta puntata. Sogni. La vita è incredibile. La mia lo è stata, almeno fino ad oggi, fino a questi primi 30 anni. Un'esistenza fatta anche di sogni, come quello coltivato a 4 anni, quando nel mio bagno rosa di Piombino Dese cantavo Iris di Biagio Antonacci e La solitudine di Laura Pausini, sognando di conoscerli, di cantare con loro, di diventare come loro. E così poi sarebbe stato anche con Sheva e Kakà. Li vedevo smarcarsi sul campo. Li vedevo galoppare verso la porta avversaria e volevo imitarli. Sognavo di diventare come loro. Per me i sogni sono sempre stati importanti. Mentre l'arbitro Moreno buttava fuori l'Italia dal mondiale coreano, io, ad esempio, sognavo di prendermi la rivincita personale con la maglia azzurra. Di fargli onore meglio di come gli azzurri avevano tentato di fare sul campo. I miei sogni sono sempre stati enormi autostrade, con annesso pedaggio. Hanno un casello d'ingresso, chilometri da percorrere e un casello d'uscita. Non sono solo dei bei sogni lunghi e intensi. Qualche volta succede che si realizzino. Come qualche anno fa, quando mi sono incredibilmente ritrovata a tavola proprio con i miei miti di infanzia, con Biagio e Laura, per un aperitivo con vista su Milano. Me l'avessero detto, non ci avrei mai e poi mai creduto. Fu davvero una situazione particolare. Ero finita lì con loro in una sala di un grande albergo a gonfiare i palloni da calcio che avrebbero rappresentato il loro tour negli stadi. Li dovevano firmare e quindi consegnare ai fan. E io, incredibilmente, ero lì con loro, non in veste di fan. Quella volta ero lì come parte della crew. Ero talmente frastornata e sorpresa da quella cosa inattesa che avevo cercato di celare l'eccitazione sotto un velo di indifferenza, come se fosse tutto normale, come se fossero persone qualunque. D'altro canto, ai loro occhi, io ero lì solo per gonfiare dei palloni. Era lo stesso atteggiamento che assumevo da bambina davanti alle confezioni colorate dei Lego. Fingevo disinteresse, ma in realtà speravo con tutto il cuore che i miei genitori me li regalassero. Marta, ma non ti piacciono più i Lego? Ma certo che mi piacciono! Me ne comprate uno? Quel giorno avevo gonfiato i palloni che loro avevano firmato e 2 me li ero anche portati a casa. Era già stato bello così, ma a tavola era andata anche meglio, perché ci eravamo messi a conversare sul calcio e sulle nostre passioni. Biagio mi aveva chiesto della mia carriera e delle volte in cui avevo indossato la maglia azzurra. La prima volta era stata in Polonia. Avevo solo 15 anni. Quel giorno pianse dall'emozione persino il cielo. Le magliette di quella stagione, quelle della vittoria del Mondiale 2006, giusto per capirci, erano così leggere da sembrare carta. La pioggia battente così le aveva colorate di un blu più scuro del cielo, appiccicandole al corpo come pellicola da cucina. Non ero nemmeno riuscita a cantare «Fratelli» di che la gola mi si era improvvisamente stretta. Sembravo Mafalda in preda ad uno stato di lacrime disperate. Per fortuna non c'erano telecamere, perché ancora non ci filava nessuno. E così nessuno aveva visto la mia faccia gonfia tipo Sid. Fu davvero un torneo fortunato. Alla fine vinsi il premio di miglior giocatrice. Una scultura con una palla di vetro e delle scritte in polacco. Stentavo a crederci. Stentai così tanto che alla fine riuscii anche a smaterializzare il trofeo, che infatti scomparve per un po' di tempo.
Al rientro in Italia, a Fiumicino, dopo un lungo viaggio di ritorno a casa con 3 aerei e 3 scali, mi dissero infatti che la mia valigia era andata persa e che con tutta probabilità era rimasta in Polonia. Così non avrei nemmeno mai potuto dimostrare di averlo vinto sul serio quel premio. Una settimana dopo, però, la coppa arrivò a casa con la valigia. Non avevo sognato, quindi. Almeno in questo caso era tutto vero. Anche ciò che accadde nell'agosto del 2012 fu tutto vero. Peccato. Perché qui, invece, avrei tanto desiderato che qualcuno mi avesse svegliato dal sonno e mi avesse rassicurato. Tranquilla Marta, è solo un brutto incubo. Saltare un campionato del mondo per un infortunio è un po' come quando ti svegli di domenica mattina, ti trascini in cucina e scopri che hai finito il caffè. Tutte le volte che accade vorresti ucciderti. Vorresti maledire te stessa, la spesa che non hai fatto e il caffè che manca, ovviamente. Il mondiale sarebbe stato giocato in Giappone, la terra degli origami, dell'ordine e del rispetto. Un altro mondiale asiatico, come quello coreano dei poveri Vieri, Inzaghi, Tommasi e Totti. Ero riuscita a farmi convocare nel raduno prepartenza nonostante da gennaio non avessi giocato nemmeno una partita. Però ero riuscita a recuperare in tempo, forzando e sfondandomi di allenamenti. Era stata una soddisfazione enorme. Forse era arrivato il mio momento. Forse quel maledetto pallonetto di Zelarino stava per insaccarsi in rete. E invece finì che convocarono solo un attaccante. Non mi diedero nemmeno il contentino di fare da riserva, la 23esima, quella destinata ad andare in tribuna. Non so, poteva essere una sorta di ringraziamento per tutto l'impegno e la fatica. Chissà, come riserva avrei potuto imparare a disegnare manga, non so, a mettermi a piegare le tute come Marie Kondo. Avrei potuto rendermi utile alla squadra in qualsiasi altro modo. Ma si sa, la riconoscenza non è di questo mondo. Eppure la squadra non andava certo in Giappone a giocarsi il titolo. Non aveva veramente nulla da perdere. Ci rimasi molto male. La cosa più incredibile fu che nessuno mi diede mai alcuna spiegazione. Anzi, fino all'ultimo tutto lo staff si diceva molto soddisfatto della mia forma, che non era più quella del porcellino gommoso. Eppure, Corradini, l'allenatore, era lo stesso che in passato aveva creduto in me, che mi aveva convocato all'Europeo in Macedonia quando avevo ancora 16 anni, una delle fuorietà di quell'Under 19. Chissà, sarà stato Zefiro o Eolo, non lo so. Ancora una volta quella palombella aveva cambiato traiettoria a un passo dalla rete. Per fortuna, però, dopo quell'annata ho accettato la proposta di Verona, concretizzando 3 grandi sogni. La convocazione in nazionale A da parte di Mister Cabrini, l'esordio e le vittorie in Champions League e nella seconda stagione veronese anche l'ambito riconoscimento di miglior giocatrice del girone di andata della Serie A. A gennaio avevo già segnato 19 gol in 14 partite e la classifica mi piazzava davanti a Panico, Boni, Girelli, Gabbiadini e tutte le calciatrici top che seguivo fin da giovane. Stavo vivendo un altro sogno e la mia rivincita sembrava trasformarsi in realtà. Ma ancora una volta la sorte mi girò le spalle. L'11 gennaio 2014, durante Verona-Tavagnacco, vado a segno, ma mi rompo il legamento della caviglia. Non ricordo nemmeno più quale, se destra o sinistra. L'ennesimo grave infortunio che si presentava con spietata puntualità a rovinare sogni e carriera. Anche perché eravamo ormai alla vigilia del raduno a Coverciano con la nazionale. Dunque, addio raduno, addio nazionale, addio sogni di gloria, addio soprattutto a mesi e mesi di partite. Ogni infortunio era un dramma nel dramma, perché con quei pochi soldi che ricevevo dovevo anche pagarmi la maggior parte delle cure. Perché, se il problema era lungo e serio, finivi per pesare troppo sulle casse sempre vuote della società. E quindi, o non ti curavi più, oppure dovevi arrangiarti in altra maniera. Dovevi attaccarti al tram. Taccarsi al tram, come si dice qui in Veneto. In quel calcio femminile non c'erano paracaduti né tutele. Un banale infortunio e potevi rimanere senza stipendio e senza una casa decente in cui stare. Oltre poi, a rischio concreto che la società ti scaricasse alla prima occasione o finisse magari per fallire. Non esistevano progetti a lungo termine, né tantomeno le risorse necessarie per costruire una prospettiva di crescita. Bisognava lottare anche solo per trovare spazio sulle TV locali. L'unica luce la trovavamo in nazionale, dove almeno la RAI trasmetteva le dirette di alcune partite.
Chissà se le giovani calciatrici di oggi hanno una vaga idea di come funzionava l'ambiente solamente qualche anno fa. Per una breve parentesi, al termine della carriera ho fatto anche la procuratrice per dare una mano, per aiutare le mie ex compagne. E così mi sono confrontata con le nuove leve, con le loro richieste e le loro pretese. Tante, ad esempio, chiedevano di avere uno sponsor tecnico e io, ogni volta, rimanevo esterrefatta da tanta presunzione. Lo chiedevano a me, che in carriera avevo usato solo un paio di scarpe a stagione, comprate ovviamente a mie spese. Quello che avevo conosciuto con le mie compagne era un mondo diverso. Noi dovevamo spaccarci il sedere sulle panchine di legno strette e incerte, in cui spesso non riuscivi nemmeno a sederti se non ficcandoti lo spigolo della coscia. Noi, che quando affrontavamo le altre nazioni europee, dopo 45 minuti, avevamo già la lingua fuori, perché loro, le altre, le avversarie, le giocatrici inglesi, francesi, tedesche e spagnole, si allenavano tutti i santi giorni come fanno i professionisti, come bisognerebbe fare sempre, mentre noi dovevamo lavorare, mangiandoci ferie e permessi per non arrivare in ritardo all'allenamento o finendo al volo i compiti, altrimenti rischiavi la bocciatura a scuola. Noi, che abbiamo scioperato e protestato quando il presidente della nostra federazione ci ha pubblicamente dato delle handicappate. Noi, che in inverno ci allenavamo alla luce riflessa dei fari del campo accanto dove si allenavano gli uomini. Noi, che solo a fine anno scoprivamo che il preparatore atletico era specializzato in arti marziali e non aveva la più pallida idea di cosa fosse il fuorigioco. Noi, che ogni volta che raccontavamo che giocavi a calcio, ci sentivamo chiedere: ma a 11? No, giochiamo in salotto perché non sappiamo correre, veniva sempre da rispondere. Il calcio di oggi è un'altra cosa, nel bene e nel male. Mi chiedo spesso come mi sarei comportata in un ambiente come quello di oggi, dove i compromessi si accettano sempre e comunque. O così, o così. Forse era proprio destino che il mio sogno di bambina non si dovesse sporcare con mediazioni, compromessi e tanti silenzi interessati, perché, come dicono molte colleghe di oggi, certe cose è sempre meglio tenersele dentro. No, non è tutto oro quel che luccica. Così come non tutti i fiori nascono dal letame o dal fango, quello in cui mi sporcavo rincorrendo una palla e i miei desideri. La vita va avanti e io sto aspettando i miei primi 40 anni per sentirmi tagliata fuori del tutto, perché ci sono ancora giorni che penso che quel treno che corre veloce lo potrei prendere ancora al volo, perché alla fine è come se io fossi salita a Centrale e fossi scesa a Lambrate, un tragitto troppo breve, troppo veloce. Dentro al portafoglio ho pochi soldi, qualche moneta e uno stemma. Si è staccato qualche anno fa da un paio di pantaloni della nazionale. Ed è lì che lo custodisco, perché non esiste banconota che valga più di quei colori. Mason può involarsi verso la porta, c'è solo Dada, attenzione! Mason, il tiro col destro! Spettacolare porta Mason! Come avrete capito, in questo paese la vita della calciatrice non è affatto semplice. E allora mi sono chiesta come funziona all'estero, in altri paesi, e ho pensato di chiederlo a due amiche che all'estero ci sono andate, Patrizia Panico e Valentina Maceri. Eccomi! Ciao, Pa! Grande! Ciao! Come stai? Bene, tu come stai? Abbastanza bene, dai, si combatte. Ma la tua carriera è stata condizionata dall'aspetto mentale 360 gradi. Se penso a, per esempio, anche solo se avessi vissuto il calcio adesso, comunque con un sacco di possibilità anche in più all'interno delle società, no? Di sostegno e supporto sia psicologico che fisico, non dico che avrebbe fatto, che sarei stata un'altra Marta, però mi sarebbe servito. Ti sarebbe servito anche soltanto una persona che dici dello staff sanitario, staff tecnico, staff dirigenza, una persona, una competente, è già servita quella e tu avresti fatto un'altra carriera. Però non si può ragionare in seno di poi, è come dire più forte Maradona o Pelé, pensare agli altri in difficoltà. Secondo me bisogna pensarci.
E lo sport deve pensare, soprattutto lo sport femminile, che è uno sport che vive di ingiustizie, di discriminazioni, vive 100.000 problematiche, 100.000, che non escono, perché non escono nel momento in cui non c'è una persona che tira fuori il mondo. Non esce niente, però le vivono. E quindi quando ci sei dentro, le devi combattere. Come le combatti? Quotidianamente. Secondo me tutte le ex giocatrici qualcosa devono apportare. Al tempo stesso ti dico che le ex giocatrici non sono incentivate a continuare a stare nel mondo del calcio, perché non c'è nessuno che le aiuta. Deve essere il sistema che pensa a te, non tu. Cioè, non deve essere una scelta individuale, e oltretutto la scelta individuale quanto è coadiuvata dal sistema? Secondo me la necessità è intanto mettere delle quote rosa, che sono sempre stata un po' contraria alle quote rosa, però per uno startup le quote rosa in un campionato professionistico femminile sono fondamentali. Probabilmente non lo sai, ma io quando ero adolescente, cioè che mi sono affacciata al mondo del femminile, quelli erano i riferimenti che avevo, cioè eravate, per me eravate tu, Paliotti, Gabbiadini e Boni. Cioè io quando mi sono affacciata al femminile c'eravate voi quattro e tu eri l'attaccante, quindi rappresentavi me. Tu segnavi e spaccavi sempre tutto, cioè tra l'altro guardate, hai fatto più di 650 gol in Serie A. Sì, ma fatti con cattiveria, cioè è difficile che tu trovi un gol e mazza, bello, sì, saranno su 700 gol saranno 10 belli, gli altri di cattiveria. Vabbè, tutti di cattiveria. Dovevi fraccarla dentro? Sì, dovevi fraccarla dentro? Vuol dire che ci possono arrivare tutti se c'hai quell'atteggiamento lì. Esatto. Ma per carità, il talento ti aiuta, ma se c'hai la voglia, la determinazione, il coraggio, la cattiveria, può arrivare chiunque. È quello secondo me il messaggio da dare, è quel messaggio che ho voluto mettere nel libro, perché col talento quanti ne nascono? Pochi. E se poi tu hai quel talento lì ma non ci lavori, rimane talento. Tu di fatto sei stata una delle icone del nostro calcio e hai giocato appunto questa stagione estiva a New York. Ti volevo chiedere se volevi un attimo parlarmi di questa esperienza personale, considerando il bagaglio che tu hai avuto in tutta la Serie A e in nazionale, però in un ambiente italiano. E che cosa di fatto ti ha colpito quando sei arrivata, per esempio, in America? Qual è stato l'impatto che hai avuto quando sei arrivata in America e quali sono state le cose che ti hanno colpito? Quando sono andata lì era il campionato professionistico per eccellenza, quindi c'erano tutte le giocatrici più importanti di Europa e del mondo. Ho visto innanzitutto un'organizzazione pazzesca, cioè nel femminile avere un grattacielo dove tutto un ultimo piano solo esclusivamente del femminile, per me era un bingo. Team manager, responsabile marketing, comunicazione, poi l'organizzazione delle partite, cioè gli eventi che facevano all'interno della partita, ti creano l'evento nell'evento, già lì da un punto di vista organizzativo pazzesco. In più, prima della partita e dopo la partita ti dovevi fermare almeno un'ora prima della partita e dopo la partita a firmare autografi, e quindi tu crei appartenenza al club, crei proprio connessioni. In più, noi eravamo costrette, tra virgolette costrette, perché poi era un piacere, costrette a fare tre visite a tutti gli sponsor, dove tutti i tifosi sapevano che noi andavamo lì e quindi potevano parlare con noi. Da un punto di vista tattico, tanta carenza, ma da un punto di vista fisico, ti dico, io facevo fatica a fare gol in allenamento, per quanto erano intensi gli allenamenti e per quanta competizione c'era.
adesso che tu stai vivendo come allenatrice e comunque vivi delle situazioni che prima no, da calciatrice non avevi, non potevi sfruttare questa occasione, ti chiedo che cosa pensi sia necessario per migliorare ancora questa condizione nel nostro calcio e se pensi che stiamo andando nella direzione giusta e se pensi che per qualche aspetto possa questa cosa creare delle lacerazioni rispetto ad un calcio dove tutto era da conquistare e nulla era scontato. Io sono sempre sulle risorse umane, cioè non ho bisogno di 100.000 persone che stanno lì e che giustificano lo sforzo del club. Io sono sulle risorse umane, gente che 2, 3, ma che lavorino. Non è la quantità, è la qualità che fa la differenza. E tu pensi che in questo momento il calcio femminile stanno andando in questa direzione tutti o siamo nella prima fase in cui vabbè mettiamo 20 persone? Noi diciamo, coinvolgiamo le ex giocatrici, ma quante ce ne sono? Poche, troppe poche. Secondo me dobbiamo un po' più essere squadra. Sbaglia Milena, ha sbagliato tutto il genere femminile, ma non è così, ha sbagliato Milena, punto. Sbaglia Rita, ha sbagliato Rita, punto. Sbaglia Patrizia, ma non è che cioè se vado io via dalla Fiorentina non è che la Fiorentina deve prendere un uomo perché ho sbagliato io. Certo. Deve prendere un'altra donna, un'ex giocatrice. Grazie, buon lavoro per tutto e buona fortuna. Sì. Ciao va, grazie. Ciao, grazie. Ciao Marta! Vale! Oddio, ma quanto tempo è passato! Dio! Come stai? Bene! Cosa ti ha spinto a venire in Italia a giocare? Cioè, io mi sento molto più italiana che tedesca alla fine, perché comunque a casa parlavamo sempre italiano, guardavamo la TV italiana, sono cresciuta con la cultura italiana e quindi dopo aver finito il liceo per me era volevo andare all'estero. Ok, certo. Quindi era una scelta comunque di cuore. Perché per esempio tu hai deciso di giocare con la Germania e non con l'Italia? Ho giocato per la Germania comunque perché al di là la nazionale tedesca femminile era una delle più forti del mondo. C'erano gli Stati Uniti e poi arrivava la Germania, insomma. La nazionale italiana femminile non era proprio conosciuta e non aveva proprio dei grandi successi. Invece quella tedesca al di là ha vinto mondiali, europei, cioè era veramente forte, forte, forte. Quando sei arrivata qua, cosa sono state le prime differenze che tu hai notato? O uguaglianze se ci sono state, però la prima cosa che per esempio come differenza di modo di approccio al sport piuttosto che al calcio, piuttosto che a livello di staff o di qualsiasi organizzazione, qual è stata la cosa che ti ha maggiormente colpito, se c'è stata? In Germania è tutto un po' più freddo, sì. Più rigido, le persone stanno più per sé, cioè non crei proprio gruppo come l'abbiamo creato noi, per esempio, a Verona. Quello che ho notato comunque era che forse c'erano 3 squadre in Italia che avevano il livello nostro, sul livello professionale, il resto, sinceramente parlando, non era un altissimo livello calcistico. E oggi abbiamo fatto tanta strada, dai, su questo non ho dubbio, perché comunque sono stata 4 settimane a Londra quando ci stavano gli europei femminili e sono stata veramente, sono rimasta impressionata, perché comunque il livello calcistico era altissimo, veramente una velocità pazzesca che così ancora non avevo notato nel calcio femminile. Gli stadi pieni, c'è la gente che veramente godeva a guardare, si divertiva a guardare il calcio femminile. Questa è una cosa che 5 anni fa o 10 anni fa ancora, cioè, sembrava lontanissima. Invece adesso comunque il calcio femminile in Germania, soprattutto in Inghilterra, in Spagna, ma anche in Italia, al momento che vedi che tutte le squadre professionisti come la Juve, la Roma, e Milan, Inter, comunque hanno delle squadre femminili forti che giocano in Serie A e comunque anche i media che parlano della Serie A femminile. Quindi su questo abbiamo fatto tanta strada. Certo. Secondo me ancora manca tanto marketing e manca
comunque anche tanto la copertura dei media, perché quando ci stanno gli europei, giocano le nazionali, ok, la copertura dei media ci sta, perché comunque la gente è interessata, i media sono interessati, i giornalisti sono interessati, però a livello del campionato nazionale, quello che dovrebbero fare comunque le società con le professioniste tipo la Juve, Milan, Inter in Serie A o anche in Bundesliga, Bayern o altre squadre, altre società, è di sostenere e usare le piattaforme che una società comunque ha per mandare avanti il calcio femminile e per dargli una piattaforma ancora più grande. Grazie, grazie Vale. Io ti auguro e ci auguro che magari di vederti, visto che lavori per DAZN in Germania, sarebbe bello vederti in Italia, visto che è la tua prima / seconda terra, e sarebbe bello vederti condurre magari DAZN in Italia, e che magari tu possa anche essere una delle prime che parla del calcio femminile anche per esempio su quella piattaforma, come anche su Sky. Sarebbe molto bello iniziare a dare un percorso a questa cosa del calcio femminile, e quindi ti ringrazio tantissimo del tempo e ti auguro insomma di poter continuare in questa strada e di fare sempre meglio, perché te lo meriti per la tua perseveranza che hai sempre avuto anche nel calcio, e grazie per il tempo che mi hai dato qua. Grazie a te Marta, mi sono commossa, oddio. Ciao Ale. Ciao, ciao, ciao. Grazie davvero a Pa e Vale per tutto quello che hanno voluto condividere con noi. Nella prossima puntata vi racconto come è poi terminata la mia carriera di calciatrice e come invece è iniziata un'altra importante fase della mia esistenza, quella di adesso. Vi aspetto! Sono Marta Mason e questo è Perché sei femmina? Sogni, calci e colpi di testa. Una storia di calcio femminile. Il testo e le parole sono mie, così come la voce. L'ha registrata Veronica Marchi negli studi di Osteria Futurista. Il sound design e la post-produzione sono di Veronica Marchi. L'editing e il progetto editoriale sono di Diego Alverà. L'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile. La produzione di Storie Avvolgibili. Il brano, Stare Bene, è cantato da me ed è prodotto da Maieutica Dischi. In questa puntata hanno chiacchierato con me Patrizia Panico e Valentina Maceri. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Storie Avvolgibili è orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify. Lascia una recensione su Apple Podcast. Ma soprattutto, parlane con gli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità. Alla prossima puntata. Ti è mai successo di cadere e non sentire più la terra sotto i piedi? Ti è mai successo di pensare che tutto quello che hai davanti siano specchi? Ti ho raccontato mai di me, di come sono stata bene? Il giorno che ci siamo dette, guarda che bello questo amore. Sono sicura non si possa mai spiegare in due parole quello che si prova, eppure io ci vorrei provare. Se la posta in gioco è alta, tu continua a giocare. Non c'è vento così forte che ti possa spostare. Guarda dritto l'orizzonte, non ti puoi sbagliare. La sola cosa che conta è continuare a navigare in questo mare. Navigare in questo mare. Navigare in questo mare. Sincera con te stessa, andrà tutto bene. Non c'è vergogna così grande che ti possa fermare. Così ogni volta che vorrai mi potrai chiamare. La sola cosa che voglio adesso è solo di portare